Allora, il contributo innanzitutto è di renderci conto che siamo tanti e stiamo facendo delle cose veramente importanti nell'ambito della sicurezza di ponti e viadotti. Il mio contributo è quello di mettere in luce quali sono quegli aspetti critici da migliorare per poter effettivamente andare a eseguire gli interventi sui viadotti che ne hanno più bisogno, considerando che le opere d'arte in Italia sono in numero elevatissimo e che non potremo intervenire su tutte contemporaneamente per mancanza di risorse, di ingegneri, di tecnici, di imprese esecutrici. Quali le criticità sulle quali in particolare ha acceso i riflettori? Allora, abbiamo una criticità: l'impianto normativo della linea guida ponti sostanzialmente è valido ed è molto efficace e ci ha permesso di arrivare dove siamo oggi. Dobbiamo applicare dei piccoli correttivi a temi specifici che possono essere quella della definizione del numero di indagini da effettuare sui ponti e viadotti, caratterizzazione meccanica dei materiali, definizione degli stati limite ultimi che in effetti sono rilevanti ai fini della sicurezza delle strutture, e questi sono tre aspetti sul capitolo delle linee guida dedicate alle valutazioni dei ponti esistenti. Poi l'altro aspetto su cui bisogna intervenire, ma questo riguarda principalmente i gestori, è dotarsi di uno strumento di priorizzazione degli interventi da effettuare sulle opere d'arte che abbia solide basi affidabilistiche e scientifiche. Questo strumento ovviamente poi dovrà essere presentato e condiviso col Ministero dei Lavori Pubblici per poi poter capire su quale opere intervenire prima. L'altro punto molto importante che stiamo portando avanti è il contributo e l'innovazione tecnologica volta alla sostenibilità. Questo è un lavoro che è in itinere con tutti i principali produttori e player industriali presenti sul mercato, ma stiamo veramente significativamente introducendo materiali, tecniche, materiali innovative, tutte volte alla sostenibilità e alla durabilità degli interventi che andiamo a fare per riallungare la vita utile delle opere.